ci serve un po' di allegria. E non c'è niente di meglio dei fuochi d'artificio. Ah beh, certo. La cassa andrà bene. Molto semplice. Guarda, ci serve allegria, prendete una cassa. E questo probabilmente è anche l'ultima zona dove possiamo prendere il legno e i poster che abbiamo già fatto, visto che me li chiedeva. Guarda com'è storta, Madonna, allora, Santa Londra. Volta a far vedere a Londra chi sei? E come? La Gran Bretagna sarà colta di sorpresa. Peggio di essere colta dalla sorpresa di essere uscita dall'Europa. Lo so, sono un po' cattivello con queste battute, però ehi. Hanno iniziato loro, quindi. Allora, dobbiamo trovare una scatola e trovare tutto il legno, santo Dio. Dove lo trovo il legno se non me lo metti? Molto probabilmente, come al solito, dovrò salire in alto. Come ci salgo fin là? Volevo provare a rompere il prompt di comando facendolo apparire, ma non ha funzionato. Non a questo giro, incredibilmente. Altre volte avrebbe funzionato. Ma perché complicarsi la vita quando ci sono le scale? Vieni, Gloria. Saliamo sempre più in alto. Non ti incastra. Ti prego, non fare come me, ma anche l'altra volta sei incastrato nel bel me. Alex. Dai, cazzo, anche tu. Cos'è, vi devo accompagnare uno per volta? Che sennò vi perdete. Dio mio. Non è plausibile che se vi lascio da solo, da soli, voi vi bloccate nel bel mezzo del nulla. Allora, Gloria deve andare probabilmente di qua e Alex, che non vuole salire, dall'altro lato. Spero di trovare tutto il legno che mi serve. Perché sei scesa tu, maledetta stronza? Spero di trovare tutto il legno che mi serve da queste parti. Vai così. Ecco, appunto. Volevo giusto vedere solo. Ho troppe domande sui londinesi. Ho troppe domande. Sono proprio storti, Madonna Santa. Guardali, anche le loro finestre sono storte. Ok. Male che questa roba è sparsa ovunque. Beh, certo, come no. Questo bottoncino. Ah, ok, hai abbassato il... come si chiama? Il tendone. Ma a parte... come... no, ok, ci sono le porte, ok. Quindi questo dovrebbe essere in teoria il balcone, diciamo, di queste due persone che vivono qui, certo. La sicurezza prima di tutto, certo, senza neanche il cornicione. Ma va bene, sono londinesi. Non mi devo fare troppe domande. Le loro strutture architettoniche sicuramente hanno dei problemi. Altra legno, forte. Forte. Eccoci qua, perfetto. Gloria, dove cazzo sei andata, maledetta? Tanto Dio. Nella PS1 avevate più intelligenza artificiale voi, altro che. Sì, lo so che questo gioco non c'è per la PS1, per intendere che, Dio mio, l'intelligenza artificiale di questo gioco è pari a quella di una scarpa. Anzi, alcune scarpe hanno pure... no. No, devo farlo pure a tempo. Ma questa qua si sposterà. E tu perché sei... ma perché siete due cretini? Non fate un cervello in due, voi due. Tanto cielo. Dov'è la scala? Eccola. Oh, voi maledetti londinesi e le vostre strutture problematiche. Gloria, ti giuro che se ti sposti da là... sì. Pacco in due, ti giuro. È una prova a tempo questo gioco. Devi continuare a fare le cose prima che uno dei due cada di sotto. Si è anche bloccato all'improvviso. Due e tre. Ok, ci siamo. Aspetta che qua mi sembra un po' sottile, eh. Oh, Dio mio, pensa se cadeva. Ok, Alex, tocca a te. Proseguiamo prima che Gloria, per qualche motivo X, decida di scendere. Ta-da! Sai quale sarebbe una sorpresa, Alex? Che il gioco fa che non faccia schifo. Quella sarebbe una bella sorpresa. Ok, proseguiamo. Gloria, tocca a te. 1, 2, 3. Perfetto. Adesso vedi che l'oggetto è... oggi è vicinissimo. L'oggetto di oggi è vicinissimo. Però devi trovarti tutta la legna per finire il livello. Ecco, appunto. Di quanta ne abbiamo bisogno? Di abbastanza, Gloria, di abbastanza. Allora, altra legna. Dai che ce la facciamo, ne mancano solo 4.
Ma Alex ci arriva? Io non ci giurerei. Oh, ehi, la telecamera. Ah, ecco perché ci arriva. Un po' con molta fatica, ma ci arriva. Ok, Gloria, ok, per una... Dio mio, Gloria, stai lontano da quel cornicione prima che cadi. Letteralmente, non perché io mi preoccupi per te, ma perché mi preoccupo per me. Ma magari ci fosse un deposito di legname, avremmo risolto i nostri problemi alla radice, Alex, se avessimo trovato un deposito di legname. Cos'è, siamo a St. Paul Cathedral? Eccoci qua, Alex, siamo vicini al Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang sarebbe che questo gioco non faccia schifo. A parte che il cielo però è bellissimo, sembra che stia esplodendo una supernova. Allora, lì c'è una stellina, lì c'è altro legno, quindi Gloria... Basta così! Basta così cosa? Tu prosegui di qua mentre guardiamo gli alberi luminescenti di Londra. Ma secondo me questa è una Londra post-nucleare. Non può essere tutto così storto e strano. Anche il cielo è strano, guarda. Dopo lo spettacolo torniamo a casa. Certo. Come se interessasse più a qualcuno tornare a casa, Alex. Ormai si sono tutti abituati alla vita dei fenomeni da baraccone. Vedi tu. Allora, proseguiamo. Come fanno poi certi figli a reggerti, Gloria, è un mistero. Ma non perché sei grossa, ma perché sei un ippopotamo. Cioè, è un commento estremamente naturale il mio. Proprio nel senso naturale che tu sei parte della natura. Ma quanti fili ci... Come, perché ci sono fili attaccati ai camini a Londra? Ma che io mi chiedo cose. Perché mi chiedo cose? Siamo a Londra e siamo... In un gioco fatto male. Ok, meno male che... Porca troia, meno male che riesci ad arrivarci qua, Gloria. Pensa se... se avessi dovuto rifare tutto il percorso, perché all'ultimo cadeva proprio a tanto così, a 2 centimetri dall'arrivo cadeva. Allora, io farei arrivare Alex già, però, perché non mi fido di Gloria. Ho paura che per qualche motivo X lei scenda. Però a sto punto, guarda, finiamo il percorso. Lì c'è una scatola. Ecco fatto, grazie ai fiorellini inutili. Ecco qua l'altra scatola. E guardiamo come i londinesi sappiano costruire bene le case e anche dipingerle. Metà blu, metà grigio triste. Oh, questo sì che si adatta perfettamente all'ambiente londinese. Sì, ragazzi, sono cattivo e lo so, ma va bene così. Se non fossi così, la gente non mi accetterebbe per quello che sono. Meglio essere se stessi allora, no? Invece che fingere di essere altre persone che non siamo. Meglio essere cattivi veramente che essere finti buoni. Questo è un bel consiglio da dare alla gente. Infatti state pulendo voi, vedi tu. Oh, e finalmente tutto il legno. Oh, infine ce l'abbiamo. Legna a volontà. Finalmente, meno male. Guarda, ma proprio meno male. No, aspetta, giusto per curiosità. Trova la legna per Skipper. Generale, non c'è un quantitativo. Diciamo, trovala e basta. Però non c'era il trofeo per i cartelloni. Che triste, scusami. Me lo metti per Mortino e vabbè, ci sta, è una sfida extra. E me lo metti per il legno, che è una sfida obbligatoria per andare avanti nel gioco. E non me lo metti per i cartelloni, che è la stessa cosa del legno. Che tristezza, che amarezza, che cattiveria. Allora, Alex, tu devi... Dammi una mano, se no muoio. Tu devi proseguire di qua, sì. Però prima... Mi serve il tuo aiuto, Gloria. Vediamo cosa c'è da queste parti. Lì ci sono i fiorellini, qua ci sono le case violacee. E tra l'altro... Non vedo gente per le strade. Saranno andati tutti a prendere il tè. Sì, ragazzi, le mie cattiverie verso Londra continueranno finché non finiamo sto livello. Mi spiace. Qualcuno dovrebbe pulire qui. Infatti stai pulendo tu. Vieni, Gloria, che devo farti salire su un altro filo, perché così proseguiamo verso la fine del gioco. Dai, ci siamo quasi. Reggete ancora un attimo, sia voi che io che loro. Alex, per favore, attiva il montacarichi. Dove sei? Eccoti qua. Cliccate.
sempre più vicini dopo il Big Bang. E il mio premio, donde stas? Ancora più in alto, eccolo là. E toccherà a Gloria prenderlo molto probabilmente. Quindi, Alex, tu vieni... Ah, di qua, scusami. Scusa, giusto curiosità. Aspetta un attimo, fammi... No, aspetta. Dove devo andare? Ecco qua, scusami. Ok. Ok. Lo sapevo che potevo fregare il sistema. Però Alex vuole il gioco che tu vada di qua. Il punto è, di qua dove? Cioè, dove ti devo far salire? Da questo lato. Per forza. Se no, come sali? Deve. Mi serve Gloria. Allora, aspetta. Ok, con calma. E ora che Alex è qua. Ah, ecco, appunto. Bravissimo, Alex. Solo tu puoi liberare il passaggio per l'ippopotamo. Oh, finalmente, eccoci arrivati. Gloria, ci siamo quasi. Dai, non ti preoccupare. Che tutte queste cose motivazionali che dico a Gloria e Alex, alla fine, sono per me. Non vorrei che si malintenda la cosa. Come faccio da questo lato? Che si malintenda la cosa. Non me ne frega un cazzo che loro muoiano o no. Mi frega il fatto che io abbia una sanità mentale ancora lucida. Nel senso, guarda, guarda, l'aurora boreale. Aurora borealis? In this time of year, in this time part of country, localized entirely in your kitchen. Yes. Can I see it? No. Grazie, grazie, Gloria. Allora, dobbiamo andarci di qua. Se non si fosse capito, questo era Steam Ham dei Simpson. Gloria, morta, fine del gioco. Ah, niente cutscene.